quegli anni in cui era al Milan, Thiago assorbiva dai grandi campioni che c'erano in quello spogliatoio. E adesso che lui ha l'età di quei campioni e fa parte di uno spogliatoio, è lui che deve trasmettere agli altri tutto quello che ha vissuto da calciatore di top livello. Io qualche tempo fa, quando mi hanno chiesto chi è il giocatore più forte con cui ho giocato, io ho giocato con giocatori fortissimi. Di solito si parla di attaccanti, io ho detto Thiago Silva, e quindi parliamo per me del giocatore più forte che io ho mai visto giocare nell'interpretazione di tutti i ruoli, perché poi bisogna sempre decidere in quello, è troppo facile dire gli attaccanti o giocatori di qualità come Pirlo, Seedorf o Totti stesso con cui ho giocato. E io credo una cosa, che Thiago, almeno per come l'ho vissuto io da portiere, che ce l'ho avuto davanti, ha iniziato già lui a cambiare quello che è il calcio attuale. Oggi vediamo un calcio che si gioca tanto da dietro, dove i difensori buttano raramente la palla, usano molto il portiere. E io con Thiago non calciavo mai, io con Thiago giocavo la palla a lui anche quando era pressato, me la ridava, creavamo le superiorità numeriche in fase difensiva. E da lì in poi credo che negli ultimi anni ho iniziato a rivedere quello che lui voleva come difensore. E questo non è poco, perché lui aveva già intravisto quello che è il calcio attuale. Anche se non sempre si deve rischiare, perché ogni tanto Thiago, anche appena aveva la palla, scavalcava anche il centrocampo per andare subito davanti, perché sapeva i momenti in cui si possono fare certe cose e quando invece si deve essere un po' più concreti e andare davanti. E fa strano anche vederlo a San Siro con una maglia diversa, devo dire la sincerità, io sono molto romantico in questo, a me piace un calcio romantico, piace il calcio da questo punto di vista. Però gli voglio troppo bene, quindi può giocare anche con una maglia diversa. In questo caso indossa quella del Chelsea, che ho indossato anch'io in una bellissima esperienza inglese, e gli auguro il meglio perché è un ragazzo veramente d'oro. Io, se ricordo una cosa che non ha mai sottolineato nessuno, non ho mai sentito parlare nessuno di questo, noi quando nel 2012 perdemmo il campionato contro la Juventus, lo perdemmo anche perché a 2 mesi dalla fine del campionato perdemmo Thiago Silva per un infortunio che l'ha tenuto fuori fino alla fine del campionato per 7 partite, quindi fu un colpo e abbiamo perso un giocatore importante e probabilmente anche decisivo per quello che riguardava il finale di campionato. Poi tutti gli eventi, gol di Muntari, abbiamo perso in casa i punti con Fiorentina e Bologna. Va bene, per perdere giocatori di questo calibro non è semplice, anche se poi alla fine vi dico che in quella rosa c'erano giocatori di un livello assoluto. Ronaldinho era una roba veramente, bisognava pagare il biglietto per vedere l'allenamento, non solo le partite. No, non si è allenato molto quando nel primo anno di Milan poi andò via, però in quelle volte in cui si allenava era una roba incredibile, perché poi lui la vive con una serenità assoluta, per lui è tutta felicità, giocare a calcio è felicità. E faceva delle cose che ho visto fare a pochi. Questo poi gli è stato sempre riconosciuto. E ho anche pensato, cavolo, questo non è neanche il miglior Ronaldinho. Il miglior Ronaldinho era quello del Barcellona. Quindi roba incredibili. Beh, di particolare, beh, ce ne sono tante di cose. Perché comunque ti alleni con campioni, giochi con campioni. Gente che vuole la palla anche quando è in mezzo a 4 uomini, gente che ha personalità. Mi dispiace solo, devo dire la sincerità, in quel Milan lì non aver vinto quel secondo anno, abbiamo buttato via lo scudetto, secondo me nelle partite con Fiorentina e Bologna, in casa avevamo 5 punti di vantaggio sulla Juventus, perché purtroppo quella stagione ha cambiato un po' tutto quello che è stato il futuro del Milan, perché tutti poi sono andati via o hanno smesso, abbiamo ceduto a Thiago Silva Ibra. L'anno successivo, nello spogliatoio, ci siamo guardati, eravamo veramente rimasti in pochi e devo dire che è stato molto 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 difficile. Una cosa che mi ricordo e mi ha fatto piacere aver giocato con Kakà. Il secondo Kakà è tornato al Milan, però per me Kakà è stato un giocatore bello, piacevole, che abbiamo conosciuto negli anni di Milan, e quando è tornato ho conosciuto anche il ragazzo, la persona, e questo mi ha fatto ulteriore piacere, perché già aver giocato con tanti campioni, aver giocato anche con lui è stato veramente un
un piacere della vita per quello che è stato poi la mia vita da calciatore.